Buonasera. Buonasera a voi che siete collegati. Presentatevi. Dove siete collegati e se si sente bene, se si vede bene. Buonasera a tutti. Io controllo sia qui sul PC che sulla chat del cellulare. E vedo i primi. Ciao Claudia. Irene, Luca, Pietro, Vittorio. Ciao Celeste Maria. Dove siete? Se siete in vacanza, se siete tornati al lavoro, se si vede bene, si sente bene. Buonasera Celeste. Io sono a Santorini, mi pare che si veda un po' dalle immagini della mia stanza e quindi speriamo che regga bene la comunicazione. Comunque ci sono, vedo 4G, quindi andiamo avanti bene. E sono qui un po' in vacanza, un po' per ritemprare la mia mente e per fare in modo di lavorare sulla mia mente giovane. E fondamentalmente in vacanza, ma anche con bei progetti di scrittura e di lettura. Mi sono portata anche il mio PC. Ciao Davide, bene, si vede bene, si sente bene. Dove siete? Da dove siete collegati? E l'altra cosa, anche che cosa vi è successo di significativo negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, dall'ultima diretta? Se avete fatto gli esercizi rispetto all'ultima diretta, se e non li avete fatti, e soprattutto che cosa vi è successo di significativo. Bene, ciao Loredana, ciao Maria Grazia dalla Calabria. Bene, qui abbiamo Vittorio da Padova, Maria da Catania, Alberto da Napoli, Marco da Ferrara. Celeste Maria da Procida, complimenti. Vivi lì o sei in vacanza? Bene, allora presentatevi quando arrivate. Davide da Padova, Nubia Stella, buonasera. Quest'anno niente vacanze, si sente bene. San Salvo Abruzzo. Ah, benissimo. Sai che io sono abruzzese, sono nata in Abruzzo, poi sono migrata al nord da piccola e quindi ho una parte di sangue anche abruzzese. Bene. Ok, allora Celeste Maria vivi a Procida, ti verremo a trovare, dai, organizziamo qualcosa per mente giovane. Allora, io sono qui in quest'isola, sono in Santorini e ogni anno mi dedico la mia vacanza, il mio ritemprarmi in una isola delle Cicladi, una o più isole delle Cicladi. E quindi a settembre è il mio appuntamento con le Cicladi, non possono mancare nella mia vita. Da quando l'ho scoperte, ogni anno mi dedico una o più Cicladi. Bene, saluto tutti, siete sempre più numerosi. Ciao Valeria, benissimo. Francesca, Maria Grazia dalla Calabria, tantissimi. Ora non riesco più a salutarvi tutti. Vi dico il titolo di questa diretta. Allora, il titolo di questa diretta è ancora il rapporto tra cuore e cervello. Questa è la parte 2. La prima parte, quella della settimana scorsa, che se non avete visto vi prego di vedere, è stata dedicata agli aspetti fisiologici, alla fisiologia. Questa invece diretta è dedicata proprio agli aspetti emotivi. E proprio perché il rapporto tra cuore e cervello è legato alle emozioni, vi voglio citare una frase per cominciare la diretta di Nietzsche che ritengo molto adeguata a questa diretta, a questo argomento. Ci si dovrebbe aggrappare al proprio cuore. Perché se lo si lascia andare, presto si perde anche il controllo della testa. È proprio così. Il fine di questa diretta è dimostrare che c'è un rapporto diretto tra cuore e cervello, per cui i due organi funzionano insieme e ci deve essere una sincronia di lavoro tra emozioni e intelligenza emozionale e capacità decisionale. Le funzioni cognitive funzionano soltanto se abbiamo un buon funzionamento del cuore e se le nostre emozioni sono positive. E se riusciamo a canalizzare le emozioni negative verso i nostri obiettivi e vedremo come lavorare sulle nostre emozioni. Molto bene, siete numerosissimi, adesso non riesco a salutarvi tutti, ma sicuramente rispondo a tutti voi. Allora,
Che cosa dirvi? Questa sera parliamo di emozioni e di rapporto tra cuore e cervello. Verifichiamo sempre nella vita di tutti i giorni che se sperimentiamo emozioni negative, come la rabbia, la frustrazione, il dispiacere, l'ansia, il ritmo cardiaco diventa caotico, accelera e dando delle onde anche incoerenti, come per esempio tachicardia, fibrillazione atriale, aritmie, e quando siamo in questa condizione è molto difficile che le nostre funzioni cognitive lavorino. La nostra attenzione non c'è più, spaventiamo e quindi non usiamo la nostra attenzione, non riusciamo a fare due cose contemporaneamente, ci stanchiamo rapidissimamente, non ricordiamo nulla, non riusciamo a risolvere problemi o a pianificare e soprattutto non siamo creativi. Quindi c'è il caos delle nostre funzioni cognitive. Quindi come c'è un caos delle onde elettriche del cuore, così c'è un caos delle onde elettriche a livello cerebrale e delle funzioni cognitive del nostro cervello. Quindi è importante sapere ciò perché occorre una sincronizzazione tra le onde cerebrali del cuore, le onde cerebrali appunto del cervello e tra funzioni cardiache e funzioni cerebrali. Dall'altra parte, invece, quando noi abbiamo ci sono emozioni positive di felicità, contentezza, serenità, abbiamo delle onde coerenti a livello cardiaco, questa coerenza, questa sincronizzazione c'è anche a livello cerebrale e quindi riusciamo bene ad usare la nostra attenzione, la nostra memoria, la nostra capacità di usare il nostro linguaggio, di trovare le parole giuste, di ragionare, di fare l'intuizione, di essere creativi, di avere una buona performance. Quindi, se abbiamo emozioni positive, quali appunto vi dicevo, la felicità, la gioia, ma anche la compassione, l'amorevolezza verso gli altri, queste ci fanno stare meglio dal punto di vista cardiaco e ci danno un giovamento notevole dal punto di vista delle funzioni cognitive, proprio perché facilitiamo le funzioni cognitive, le funzioni corticali, quelle controllate appunto dal nostro cervello. Penso che sia esperienza comune questa, come perdiamo la testa quando abbiamo in ansia, come la usiamo bene invece quando siamo felici e quando siamo sereni. Benissimo, saluto tutti di nuovo. A questo punto dobbiamo citare Damasio, ovviamente. Damasio parla di intelligenza emozionale, cioè noi usiamo bene il nostro cervello, le nostre funzioni cognitive, quando abbiamo una buona gestione delle emozioni, una buona canalizzazione delle emozioni. Che cosa sono le emozioni? Allora, le emozioni nascono nel nostro cervello, non è che le emozioni sono nel cuore e il nostro cervello non ha emozioni, no, no, le emozioni sono onde cerebrali che si provocano grazie a delle risposte chimiche a livello neuronale, sono i nostri neuroni che ci provocano le emozioni, tant'è vero che le emozioni vengono proprio codificate in alcune aree cerebrali, che sono quelle delle emozioni. E le emozioni sono delle risposte rapide, improvvise, da parte del nostro cervello a eventi particolarmente rilevanti, e queste risposte rapide e improvvise sono risposte complesse e sono temporalmente circoscritte, cioè non sono infinite, quindi sono di breve durata e soprattutto sono improvvise, quindi ci arrivano senza che noi lo vogliamo, non riusciamo molto spesso a controllarle, e a meno che non facciamo un lavoro su questo. Quindi ci arrivano all'improvviso, sono inconsapevoli, sono involontarie e questo caratterizza appunto le emozioni. Le emozioni comunque si formano a livello del nostro cervello, ci sono delle aree proprio cerebrali che formano le emozioni, positive o negative che siano. A cosa serve invece il cuore? Il cuore è un sensore esterno che ci permette di capire quali emozioni stiamo vivendo, perché il cuore, per esempio, ha un abbassamento della pressione arteriosa, un abbassamento della frequenza cardiaca quando ci sono delle emozioni positive, c'è una distensione, non solo un rilassamento del cuore, ma anche una distensione di tutti i muscoli scheletrici, dei muscoli facciali, quindi abbiamo proprio una distensione di tutto il nostro corpo. Viceversa, quando le emozioni sono negative, il battito cardiaco comincia ad essere molto rapido e improvviso, la pressione si alza e quindi noi ci rendiamo conto delle emozioni, cioè le emozioni vengono a crearsi
a livello cerebrale, ma il cuore è un sensore che ci permette di capire, di renderci conto di avere, diciamo, la percezione delle emozioni che ci stanno travolgendo o in positivo o in negativo. Quindi vedete come cuore e cervello sono fondamentali e come lavorino continuamente insieme. E come le nostre funzioni cognitive funzionano se ci sono buone emozioni, mentre le nostre funzioni cognitive non funzionano bene se le nostre emozioni sono negative, e soprattutto ci rendiamo conto anche che il cuore ci permette come sensore di capire che cosa stiamo provando, ci dà dei segnali molto importanti. E proprio per questo Nietzsche ha detto quella frase, che ve la ripeto, ci si dovrebbe aggrappare al proprio cuore perché se lo si lascia andare, presto si perde anche il controllo della testa, ed è proprio quello che scientificamente Damasio ha provato nei suoi esperimenti con l'intelligenza emozionale. Frasi, osservazioni, vostri interventi, mi farebbe veramente piacere condividere con voi. Vediamo un po' se avete osservazioni, esperienze di vita vostra, mi farebbe veramente piacere. A questo punto vi faccio un'altra citazione che è di Charles Dickens. Cosa dice? C'è una saggezza della testa e una saggezza del cuore. Qui un po' li mette in contrapposizione, o perlomeno in collaborazione. Le due saggezze devono collaborare, saggezza della testa, del cervello e saggezza del cuore. E quindi anche qui si sottolinea l'importanza che questi due organi lavorino insieme. Ci sono poi esperienze comuni anche sul fatto che ci sono persone più reattive, più sensibili, più emotive, oppure noi stessi in alcuni momenti della nostra vita siamo più sensibili, più emotivi, cioè facciamo più fatica a governare o canalizzare le nostre emozioni. L'importante è che questo sia un periodo transitorio e che sia un periodo che ci dia la possibilità di allenarci per riuscire a veicolare bene le nostre emozioni. Quindi è importante che ci conosciamo, conosciamo le nostre emozioni, vedremo poi quali esercizi vi darò da fare, soprattutto quali consigli vi darò da fare, in modo tale che ci alleniamo sempre a percepire quali emozioni stiamo vivendo e anche a usare le nostre emozioni, cioè usiamole le emozioni, sono molto utili e ci permettono di far funzionare bene le nostre funzioni cognitive. Quindi dobbiamo imparare anche a vedere quali sono le sfumature delle varie emozioni. Il sistema nervoso centrale è quello delle funzioni cognitive, dove abbiamo anche appunto le aree delle emozioni. Il sistema nervoso autonomico è quello che invece governa gli organi, anche il cuore, e quindi è quello che o fa accelerare l'attività cardiaca, la frequenza cardiaca, oppure la fa ridurre, per esempio, parlando di frequenza cardiaca, o fa aumentare la pressione arteriosa o la fa ridurre. Abbiamo due, diciamo, piatti della bilancia. Abbiamo il piatto della bilancia dell'ortosimpatico, che è il sistema ortosimpatico, quello della lotta e della fuga, che quindi ci dà un organo cardiaco pronto all'azione. Quello invece è il parasimpatico, è il sistema, è il piatto della bilancia che invece tranquillizza il cuore e che permette la creatività. Dico sempre io azione e creazione. Entrambi sono fondamentali e questi due contraltari devono essere ben bilanciati, per quello parlo proprio dei piatti di una bilancia, perché la bilancia deve essere ben equilibrata tra azione e creazione, tra aumento della frequenza cardiaca quando serve per l'azione e rilassamento e abbassamento della frequenza cardiaca per l'uso delle funzioni cognitive. Quindi sicuramente il collegamento tra sistema nervoso centrale, funzioni cognitive ed emozioni e sistema nervoso autonomico che controlla il cuore ci permette di proprio dare una modificazione di quelli che sono i parametri vitali, quindi della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa. Bene, vediamo un po' alcune vostre osservazioni, come sempre numerosissime. Liliana, forse nella terza età l'emozione viene a mancare sempre di più per proteggere il cuore? Sì, forse ci siamo noi protettivi verso le nostre emozioni, ci lasciamo meno andare perché abbiamo paura di soffrire. E abbiamo paura appunto che il cuore soffra, ma non solo il cuore, ma soprattutto la nostra mente.
Quindi questo è vero, però è più una decisione che facciamo che non una coartazione delle emozioni dovuta all'età. L'età potrebbe portarci piuttosto dei fattori associati, quindi problemi di patologie varie, croniche, problemi di salute, altri problemi che ci possono togliere la serenità. Ecco, ma non è che il cuore decida di. Le emozioni decidono di non essere così vivaci per proteggere il cuore, assolutamente no, quindi questo è importante saperlo. Maurizio, secondo me gli organi del cervello dovrebbero lavorare in formato ISO, saggezza, emozioni, cerebrale e sensori. Assolutamente sì, dovrebbero lavorare in modo fisiologico ed equilibrato tra appunto emozioni, funzioni cognitive e sensori periferici. Bene. Ottimo, allora direi di procedere e come abbiamo visto la volta scorsa, quindi noi abbiamo due meccanismi. Un meccanismo che è un meccanismo che dalla testa, dal cervello va al cuore, cioè il cervello comanda il cuore e quindi, per esempio, il cervello dice al cuore corri e quindi si attiva il sistema ortosimpatico che permette appunto di aumentare la frequenza cardiaca. Oppure rilassati, medita, studia, crea. Quindi è il cervello che dice al cuore cosa fare. Dall'altra parte però abbiamo un sistema che dalla periferia va verso il centro, quindi dal cuore va verso il cervello. E appunto è quello che si diceva, cioè il sensore cuore ci permette di capire molto prima di quanto il cervello ci arrivi. E quindi il cuore è un primissimo sensore che va a rilevare proprio quelli che sono i parametri vitali che poi ci permettono a livello cerebrale di prendere delle decisioni. Ed è questo proprio quello che è il concetto cardine appunto dell'intelligenza emozionale di Damasio. Adesso parliamo di stress e di cuore. Quindi quando noi siamo stressati, quindi uno stress acuto o uno stress cronico, quali sono le conseguenze a livello del cuore? Beh, innanzitutto sotto stress aumenta appunto la pressione arteriosa, aumenta il battito cardiaco oppure si rende irregolare e spesso possono capitare proprio degli insulti ischemici a livello cardiaco, quindi degli infarti. Gli infarti sono a livello cardiaco per stress acuti. Quindi uno stress acuto fisico o psichico può determinare un infarto. Purtroppo ci sono delle età che sono più, diciamo, sensibili all'infarto del miocardio e quindi bisogna controllarsi e fare dei check-up, ovviamente da specialisti del cuore. Però esiste anche uno stress cronico che può portare con tanti piccoli stress quotidiani ripetuti, quindi mentre prima si parlava di uno stress acuto grande, tanti piccoli stress ripetuti possono dare uno stress cronico e dare proprio una cardiomiopatia da stress o sindrome di Tacho-Tsubo, che è una patologia proprio cosiddetta del cuore infranto, quindi del crepacuore si dice anche, no? Morire di crepacuore si diceva un tempo. Sono delle alterazioni proprio a livello ischemico, a livello dell'attività elettrica del cuore, che dipendono da stress fisici e da stress psichici, anche se piccolini, ma ripetuti nel tempo. Quindi è importante ricordare che lo stress acuto può dare infarto miocardico e che lo stress cronico può dare invece appunto la sindrome del crepacuore o la sindrome del cuore infranto o la sindrome di Tacho-Tsubo, okay? Se vogliamo usare proprio il nome dei ricercatori che l'hanno studiato negli anni, mi pare, 90. Quindi è importante questo perché sappiamo benissimo qual è il rapporto tra mente, stress psichico, e cuore, anche proprio nei danni che noi possiamo fare al nostro cuore. Bene, inoltre volevo raccontarvi di uno studio molto interessante che è uscito su Brain e Cognition negli ultimi anni, non penso quest'anno, mi pare l'anno scorso. E che cosa dice questo lavoro? Questo lavoro ci ha detto che gli stati emotivi, in particolare l'amore, sarebbero in grado di attivare significativamente il cervello in alcune aree cerebrali. Okay? Quindi alcune emozioni molto positive attivano alcune aree cerebrali e questo lo vediamo proprio con la risonanza funzionale.
E ovviamente quando noi proviamo queste emozioni, quando noi sentiamo il batticuore, per esempio, in una situazione di innamoramento. Lo stesso si può fare anche pensando all'innamoramento, cioè se abbiamo provato l'amore, anche se in questo momento non lo stiamo provando, possiamo però rimetterci in quella condizione positiva dell'amore, dell'innamoramento, pensando all'amore, non pronunciando la parola amore, perché pronunciando soltanto la parola amore diventa una questione lessicale, semantica e cognitiva, ma proprio cercando di rimettersi in quelle condizioni positive che provavamo quando appunto eravamo in una situazione di innamoramento. Certo, togliendo la nostalgia, perché se ci facciamo travolgere dalla nostalgia, poi i ricordi non sono piacevoli, ma sono negativi. Quindi è possibile andare a non solo provare l'amore nel mentre proviamo l'amore, ma possiamo anche ricordare l'amore grazie alle emozioni che l'amore ci scatena e quindi possiamo proprio attraverso il sensore cuore andare proprio a risentire il batticuore, le emozioni positive e la serenità che provavamo in questa situazione di innamoramento. La stessa cosa non succede invece se pensiamo ad amore soltanto come parola. E leggiamo amore, questo diventa un qualcosa di statico che leggiamo ma che non viviamo dentro e che non percepiamo dal punto di vista emotivo, ma lo leggiamo solo da un punto di vista cognitivo. Questo direi che è molto interessante perché noi riusciamo quindi a percepire le emozioni e riusciamo anche a ricordare le emozioni soltanto se attiviamo il cuore e se sentiamo il batticuore nel mentre o ci ricordiamo del batticuore quando l'abbiamo vissuto. E quindi il cuore ci aiuta comunque come sensore a dare un colore all'emozione che il nostro cervello percepisce, che il nostro cervello elabora e ricorda ovviamente. Bene, ci sono domande, ci sono osservazioni, ci sono richieste particolari. Oh, però, quante richieste. Quante domande? Davide, secondo la mia esperienza personale, in un periodo passato molto difficile ho avuto pressione alta e le mie funzioni cognitive erano disordinate. Immagino, certamente, come l'alimentazione. Ora che sono molto più sereno e conduco una vita più normale, riesco a parlare con il mio fisico e quindi con il cuore. È proprio così, è proprio quello che cercavo proprio di spiegarvi questa sera. E quindi è molto importante mantenere una buona collaborazione tra i due organi e curare il nostro cuore per curare la nostra mente, e viceversa, curare la nostra mente, quindi i nostri pensieri per evitare gli stress psichici che possono poi danneggiare il nostro cuore, come abbiamo visto purtroppo nell'infarto miocardico e nella patologia del cuore infranto. Bene, vediamo altre osservazioni. Alimentazione aiuta molto, specialmente naturale e sana. Sì, certo, l'alimentazione aiuta, però non è che solo con l'alimentazione riusciamo a governare le nostre emozioni o a lavorare sulle nostre emozioni. Dopo vi darò qualche esercizio da fare, anzi, avrete gli esercizi domani, come sempre, nel gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane. E stasera vi do già i primi consigli, subito da questa sera. Ok? Quindi sicuramente alimentarci bene, ma poi dobbiamo fare del nostro, dobbiamo esercitarci e usare molto bene i nostri pensieri. Quindi, ricapitolando, che cosa sono le emozioni? Le emozioni sono risposte complesse ad eventi particolarmente rilevanti per la persona, per quella persona, caratterizzate da determinati vissuti soggettivi e da un'articolata reazione biologica, che può essere appunto il batticuore, può essere la sudorazione, può essere l'aumento della frequenza cardiaca, può essere anche il movimento di pancia, può essere anche il farfallio nello stomaco, può essere anche l'orripilazione, cioè la pelle d'oca, ok? Abbiamo tante situazioni, tanti parametri vitali e tanti organi che possono rispondere, non solo il cuore, ma anche l'intestino, ma anche la nostra pelle, la nostra sudorazione, quindi le nostre ghiandole sudoripare, i nostri occhi, tutti i nostri organi possono modificarsi in base alle emozioni. Tra l'altro, la prossima diretta sarà dedicata all'intestino, proprio al rapporto tra cervello e apparato digerente, perché si dice che abbiamo il cervello come primo cervello, che il cuore è il secondo cervello e che l'intestino è il nostro terzo cervello.
ma ovviamente il cervello è uno solo e che esistono importanti connessioni tra cervello e cuore e cervello e intestino. Molto bene. Quello che vi sottolineo anche è che abbiamo emozioni positive ed emozioni negative. Tutte le emozioni comunque servono, tutte le emozioni sono utili, anche le emozioni negative. L'importante è riuscire a canalizzare le emozioni verso i nostri obiettivi, perché le emozioni positive ci aiutano a stare bene, ma le emozioni negative ci aiutano anche a fare in modo di evitare quelle situazioni che ci danno emozioni negative. Quindi le emozioni positive ci danno piacere, noi vogliamo continuare nel nostro piacere. Le emozioni negative ci danno dolore, ci danno dispiacere e quindi vogliamo evitare le situazioni di vita che ci portano ad emozioni negative. Quindi impariamo, per esempio, a non farci più male, a non scottarci o a evitare quelle situazioni che non ci piacciono. Ok, io torno nelle Cicladi perché ho numerosissime emozioni positive, magari non torno in altri paesi del mondo dove le emozioni negative sono state maggiori delle emozioni positive. Bene, un'altra frase che vi voglio dire prima di passare ad un altro aspetto sulle emozioni è questa di Harry De Luca. Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza di persone, luoghi, emozioni che tornano a trovarti. Quindi è bellissimo, diciamo, anche vivere la nostalgia, no? Diciamo la malinconia nostalgica. Se andiamo a vedere che in questa nostalgia ci tornano delle persone, dei luoghi, delle emozioni che ci vengono a ritrovare, non è che ci manchino, sono dentro di noi perché le abbiamo vissute e possiamo andarle a prendere in modo positivo e usarle per la nostra vita. Quindi dobbiamo fare tesoro di ciò, non avere rimpianto nostalgico, quanto piuttosto avere la ricchezza interiore di dire che ho vissuto quella situazione, quell'amore, quella situazione meravigliosa e che comunque fa parte di me e che quindi non mi abbandonerà più. E questo penso che sia molto, diciamo, centrato nel pensiero di Harry De Luca. Dopo magari questi pensieri ve li metto anche nella chat, così ve li ritrovate scritti. Bene, osservazioni? Domande? Adesso volevo parlarvi un po' sempre delle emozioni per darvi un piccolo suggerimento. Ci siete? Adesso volevo parlarvi di quattro step delle emozioni che ci possono essere molto utili proprio per lavorare con le emozioni stesse. Allora, quali sono gli step che noi possiamo proprio conoscere delle emozioni nostre, delle emozioni degli altri per poterle governare, per poterle gestire, per poterle canalizzare? Vediamo un po' insieme. Allora, prima di tutto, il primo step è la consapevolezza, cioè la consapevolezza delle proprie emozioni. È importante l'alfabetizzazione delle emozioni, cioè riuscire a sentire con il nostro corpo, con i nostri organi, tutte quelle modificazioni che abbiamo visto esserci e dare il nome giusto a quello che sto provando. Se ho uno sfarfallio nello stomaco, che cos'è questo sfarfallio? Oppure se ho un'improvvisa sudorazione, perché ho questa sudorazione? Che cosa mi sta dicendo la sudorazione? Che cosa sto provando in quel contesto? Una mia paziente, per esempio, mi diceva: io adoro la menopausa perché finalmente quando c'è qualcosa che non va, ho un'improvvisa sudorazione. E quindi mi viene la scalmana, la cosiddetta scalmana, quando c'è una persona che non mi va, un contesto che non mi va, e sono libera di poter decidere se continuare a stare con quella persona o in quel contesto, oppure andarmene. Mentre quando ero più giovane, questo sensore non c'era. Adesso, ho una percezione maggiore di ciò che non mi piace, di ciò che mi dà sofferenza, oppure di ciò che mi dà insofferenza. Interessante questo punto di vista, cioè ringraziare una modificazione di aumento della temperatura e di aumento della sudorazione, che è quella appunto delle vampate della menopausa, perché ci dice quale emozione sto provando e quindi che cosa io poi posso decidere della mia vita. Continuo così oppure cambio, ok? Quindi questo è molto importante, la consapevolezza delle proprie emozioni.
Secondo aspetto, la consapevolezza delle emozioni degli altri, cioè cercare di capire dallo sguardo dell'altra persona, dal comportamento dell'altra persona, dalla voce dell'altra persona, dalla sudorazione dell'altra persona, dalle parole dell'altra persona, quale emozioni la persona sta provando. Quali diciamo, situazioni emozionali sta vivendo, perché le emozioni di quella persona si possono manifestare diversamente da come si manifestano le nostre emozioni. Inoltre, ci sono fatti che a quella persona provocano certe emozioni e a noi non provocano le stesse emozioni. C'è qualcosa che a quella persona dà insofferenza, a noi non dà insofferenza. Quindi è importante anche capire come il nostro sensore funziona, ma anche come funziona il sensore delle altre persone. E quindi percepire le emozioni dell'altro che ci sta di fronte è fondamentale. Quindi consapevolezza delle nostre emozioni, consapevolezza delle emozioni dell'altro. Poi l'altro aspetto importante è quando proviamo un'emozione noi o vediamo un'emozione nell'altra persona, ricerchiamo la causa di quell'emozione. Che cosa ha provocato quell'emozione? Perché quella persona si è arrabbiata in quel contesto? Perché noi abbiamo perso la pazienza in quel contesto? Chiediamoci qual è la causa, analizziamo la causa. Uno, perché possiamo togliere la causa la prossima volta. Due, perché lavorando sulla causa ci rendiamo conto che è una causa piccola, inesistente, che abbiamo esagerato e che quindi la prossima volta con la stessa causa non avremo la stessa emozione. Okay? Quindi ricercare la causa delle emozioni nostre e degli altri è fondamentale. Bene, quindi abbiamo visto la consapevolezza delle emozioni nostre, la consapevolezza delle emozioni dell'altro, ricercare la causa delle emozioni e poi che cosa possiamo andare a studiare ancora, analizzare, in che cosa ci dobbiamo esercitare. Andiamo a fare l'analisi delle conseguenze delle emozioni provate. Per esempio, se ci arrabbiamo, possiamo così tanto perdere le staffe da mandare quella situazione, rovinare quella situazione. Magari una persona che era da tanto tempo che non vedevamo, ci arrabbiamo perché è arrivata in ritardo e ci roviniamo la situazione proprio di un incontro che da tanto tempo aspettavamo. Quindi magari per un non nulla di un piccolo ritardo andiamo poi a rovinare un'intera serata o un intero momento, un intero meeting, ok? Quindi vediamo le conseguenze anche delle nostre emozioni, perché le conseguenze delle nostre emozioni ci raccontano tanto di noi e noi possiamo tanto lavorare su noi stessi e sugli altri. Quindi le conseguenze delle emozioni provate da noi e le conseguenze delle emozioni provate dall'altra persona. Ok? Bene, ok. Allora, adesso abbiamo visto quattro step fondamentali. Quattro step fondamentali sono proprio la consapevolezza delle nostre emozioni, la consapevolezza dell'emozione dell'altro, la ricerca della causa delle emozioni nostre e dell'altro e la ricerca, l'analisi delle conseguenze delle emozioni nostre e delle emozioni dell'altro. Questi sono i quattro step su cui ci possiamo esercitare, su cui vale proprio la pena lavorare. È fondamentale che tutti noi ci esercitiamo proprio per questi quattro step, già da stasera, ok? Quindi sono già dei piccoli consigli, non esercizi, dei piccoli consigli che vi do, ma poi ve ne do degli altri. È importante che tutte le emozioni, positive o negative che siano, noi ne facciamo tesoro, perché tutte servono, non c'è un'emozione che non serva. E quindi se i nostri stati d'animo dirigono i nostri comportamenti, è importante conoscere quali emozioni viviamo perché tutte provocano dei comportamenti e hanno tutte delle conseguenze e soprattutto tutte hanno dei significati. Le nostre emozioni sono dei segnali che ci dicono che cosa stiamo provando. Ok? Bene, osservazioni? Domande, Davide. Essere consapevole delle proprie emozioni e quelle degli altri non è facile, ma quando ci arrivi hai in mano la tua vita e quindi il tuo cuore. Sei in grado di prendere decisioni in piena autonomia. Esattamente, complimenti, Davide, ti metto un like. È proprio quello che voglio dirvi con questa diretta. E soprattutto
è uno degli argomenti, quello di riuscire a canalizzare le proprie emozioni e guidare anche le emozioni dell'altra persona, che moltissimi coach e moltissimi psicoterapeuti affrontano con i loro pazienti o con i loro clienti. Quindi è un grande aiuto che noi possiamo fare, sia da un punto di vista personale, amicale, familiare, ma anche da un punto di vista professionale, proprio quando siamo professionisti della salute. Esattamente. È uno degli aspetti su cui io lavoro di più, per esempio, con i miei pazienti. La Valeria ci dice: funzionale alla sopravvivenza? Assolutamente sì. Senza emozioni non potremmo sopravvivere. È proprio così. Bene, oh mamma mia, Maurizio, è un incanto ascoltarla e seguirla questa serata in second time. Ah, fantastico, benissimo, metto un mi piace anche a te. Allora, bene, adesso vi do degli altri consigli pratici. Prendete carta e penna perché ho altri quattro consigli pratici. Allora, il primo consiglio pratico, oltre ai precedenti quattro che vi ho detto, che sono appunto consapevolezza delle proprie, consapevolezza delle emozioni degli altri, cause delle emozioni e conseguenze delle emozioni, adesso vi do altri quattro consigli pratici. Quando proviamo emozioni negative, canalizziamo le emozioni negative. Come? Quale significato ha questa emozione negativa? Che cosa ci comunica? A cosa serve? L'emozione negativa che a volte proviamo quando ci arrabbiamo spesso con un partner, per esempio, e sono più le volte in cui ci arrabbiamo rispetto alle volte in cui non ci arrabbiamo, probabilmente ci dà un segnale. Ci dà un segnale e ci dice: attenzione, il comportamento è adeguato, il tuo, quello dell'altra persona, oppure è ancora una storia che ha senso continuare? E bisogna farsi delle domande, ok? Quindi le emozioni che arrivano tutte in una volta e sono improvvise e sono rapide e sono inconsapevoli, ci segnalano tanti aspetti, ok? Quindi prendiamo e facciamo tesoro anche delle emozioni negative. Quando ci viene una tristezza del vivere, ci viene una deflessione del tono dell'umore che non è soltanto momentanea, con un'emozione del momento, ma è proprio poi un sentimento che perdura nel tempo, perché il sentimento è qualcosa di prolungato invece. Chiediamoci come mai viviamo questo sentimento, perché abbiamo questa deflessione del tono dell'umore. Ok? Primo punto. Secondo punto, quando proviamo delle emozioni positive, siccome ci fanno stare bene, proviamo a continuare ad averle, proviamo a fare in modo di riprodurre quelle situazioni, quelle cause che hanno portato all'emozione positiva. Quindi favoriamo gli stati emotivi positivi, che ci fanno poi usare al meglio le nostre funzioni cognitive, ci fanno mantenere una mente giovane. Quindi la nostra mente funziona quanto più emozioni positive abbiamo, quanto più pensiero positivo abbiamo, quanto più ci entusiasmiamo, quanto più siamo curiosi, quanto più ci divertiamo, quanto più amiamo. E quindi favoriamo gli stati positivi, le emozioni positive, perché queste aiutano anche le nostre funzioni cognitive e ci fanno stare bene. Insomma, è un benessere che è nostro e anche delle persone che ci sono vicine. È un benessere ecologico, diciamo, che fa bene a tutti. Quindi il primo punto è canalizzare gli stati emotivi negativi, il secondo punto è favorire quelli positivi. Terzo punto, terzo consiglio, non creare paure immaginarie. Molto spesso noi ci creiamo delle paure immaginarie, la paura è un'emozione, a volte senza senso, ok? La paura ci arriva senza un motivo valido a volte. Certo, se vediamo un leone, è chiaro che la paura deve esserci perché ci permette di fuggire a gambe levate. Però se non c'è un leone e se il leone ce lo costruiamo noi nella nostra testa, sono paure immaginarie. Il timore che possa capitare qualcosa di negativo, o il timore che questo evento vada molto male, o il timore che questa persona mi risponda in un certo modo, sono delle paure immaginarie. A volte noi ci costruiamo delle paure immaginarie ancora prima di avere le informazioni dell'ambiente. Quello che è importante è raccogliamo le informazioni dall'ambiente, solo quando abbiamo tutte le informazioni ci non preoccupiamo, perché preoccuparsi vuol dire occuparsi prima, ma ci occupiamo di quel problema.
Se abbiamo un problema, raccogliamo le informazioni e solo quando abbiamo tutte le informazioni ci occupiamo di quel problema. Preoccuparci prima non ha senso, perché ci fa costruire solo delle paure immaginarie, solo delle emozioni negative che non servono e che sono costruite dalla nostra mente. Ok? Quindi questo è il terzo punto che volevo darvi questa sera. Il quarto punto è osservare i propri pensieri come oggetti distinti da sé. Quindi quando noi abbiamo dei pensieri nella nostra mente, soprattutto quando abbiamo dei pensieri, dei rimugini, delle paure immaginarie, osserviamoli dall'esterno, come se fossero i pensieri di un'altra persona. A questo punto questi pensieri vengono visti solo come pensieri e abbiamo meno emozioni legate a quei pensieri, quindi riusciamo a sganciare quei pensieri dalle emozioni, quindi riusciamo a staccare le emozioni dai pensieri stessi. È come metterci in terza persona, ci osserviamo dall'esterno e osserviamo il pensiero dall'esterno, e quindi dall'esterno quel pensiero non ha emozione. Questo è quindi il quarto suggerimento, il quarto consiglio che vi do questa sera. Quello che vi dico però è che a parte i 4 più 4 consigli di questa sera, domani mattina vi saranno postati sul gruppo chiuso del Laboratorio Mente Giovane tutti gli esercizi per i 5 giorni della settimana che ci separano dalla prossima diretta. Noi abbiamo la prossima diretta sempre mercoledì sera e ho 5 esercizi per 5 giorni, un giorno di riposo e poi si ripresenta la diretta. Quindi avrete sempre gli esercizi il giorno successivo alla diretta. Potete ritrovare anche tutti gli esercizi per le dirette anche precedenti e tutte le dirette precedenti sono state registrate, sono state salvate, sono nella pagina Facebook Mente Giovane. Pensate che questa sera siamo arrivati alla 64esima diretta perché oggi è il 4 settembre del 19 e io la mia prima diretta la feci l'anno scorso nel 12 aprile del 2018, quindi ormai andiamo per l'anno e mezzo abbondante. E tutte le settimane, eccetto proprio Natale, Capodanno, mi pare Ferragosto, non ho saltato una diretta anche quando sono in vacanza. Ho saltato più che altro quelle dirette che penso che non siano seguite dalle persone perché magari appunto nelle feste comandate. Bene, vediamo un po' se ci sono osservazioni, se ci sono gli esercizi hanno un costo? Assolutamente no, Maurizio, scherzi. Tutto il lavoro che c'è sul gruppo Laboratorio Mente Giovane, non so se tu sei iscritto o meno, tutti gli esercizi che sono dati sono esercizi che sono disponibili, basta iscriversi, l'iscrizione è gratuita. Se non sei iscritto, c'è il link nel titolo della diretta e puoi cliccare il link per poterti iscrivere e ti daremo l'autorizzazione all'iscrizione al gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane. Marco ci dice, a volte secondo me va bene anche lasciarsi andare. Certo, certamente. Lasciarsi andare è anche un modo perché le emozioni vengono più facilmente, perché altrimenti le coartiamo le emozioni, siamo troppo controllati. Però è anche vero che quando abbiamo molte emozioni negative, lasciarle andare, in questo caso, diciamo, bisognerebbe canalizzarle le emozioni negative. Comunque grazie della tua osservazione che condivido. Bene, altre domande, altre osservazioni, altre richieste? Se vi fa piacere, io sono ancora qui per 1 minuto o 2 per rispondere alle vostre domande. Vi do un'ultima frase, prima di chiudere la diretta. Comunque sappiate che io, anche se le domande non mi vengono in mente stasera, ma mi vengono in mente domani, me le caricate domani, io comunque le, leggo e rispondo anche successivamente. E anche se non la guardate la sera del mercoledì, la diretta la guardate dopo 2 o 3 settimane e scrivete le vostre domande, io vi rispondo, quindi mi arrivano sempre. Finirei la diretta con questa frase di Alfred Adler: segui il tuo cuore, ma porta il tuo cervello con te. Penso che sia molto spiritosa, che sia sempre a sottolineare l'importanza di una stretta collaborazione tra cuore e cervello, sia con un meccanismo top-down che con un meccanismo bottom-up che va dalla periferia al centro. Abbiamo visto tutti gli aspetti fisiologici la diretta scorsa e questa sera invece tutti gli aspetti delle emozioni. Lavoriamo sugli aspetti fisiologici, lavoriamo sugli aspetti emozionali e
E le vostre esperienze, tra l'altro, con gli esercizi ci fa veramente molto piacere anche condividere nel gruppo chiuso Laboratorio Mente Giovane, perché quello che voi provate con i vostri esercizi lo potete scrivere e così anche gli altri possono condividere con voi la loro esperienza. Quindi buona serata, io vi penserò domani con le mie emozioni positive qui a Santorini. Vi riporterò tutte le mie emozioni positive anche la prossima settimana. La prossima settimana sarà dedicata al rapporto tra cervello e intestino. Anche qui ne abbiamo di aspetti da aprire. Buonanotte a tutti, un abbraccio e buona serata a tutti. Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao. Buonanotte, ciao, ciao, ciao. Una buona notte da Santorini.